Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alla politica. Partiamo dalle critiche mosse dal centrosinistra al documento di economia e finanza regionale varato dalla giunta capitanata dal governatore Marsilio, documento che è stato varato nei giorni scorsi. Il PD oggi ne ha criticato diversi punti, illustrando la posizione del partito in una conferenza stampa che andiamo a vedere nel servizio di Paolo Renzetti. Ma è un documento deludente, non c'è scritto nulla. In realtà fermerà la Regione Abruzzo per 10 anni, perché questo documento doveva essere quello più importante di questa legislatura e a maggior ragione per il governo regionale insediatosi a febbraio. A parte il riconoscimento del lavoro e degli interventi previsti con e del Masterplan, non c'è proprio nulla. Anzi, vengono cancellati i nuovi ospedali. Viene cancellata anche la stessa parola cultura e anche su altre questioni molto importanti nel rapporto tra aree interne e costiero, nella questione molto rilevante della viabilità, non c'è nulla. Noi portammo, dichiarammo di portare e poi siamo riusciti effettivamente a portare a casa quasi 60 milioni di euro per le strade provinciali. Loro scrivono senza risorse faremo un'agenzia di manutenzione delle strade provinciali. Davvero è molto deludente perché con questo documento economico e finanziario la Regione rischia di pagare il prezzo anche per l'intera prossima legislatura che non trovandosi alcun intervento in eredità come noi abbiamo fatto per loro, evidentemente dovranno riprogrammare da zero. Ma noi chiediamo che il governo regionale dia un indirizzo. Questo documento è vuoto perché manca completamente di qualsiasi indirizzo politico. È stato consegnato in modo burocratico agli uffici e hanno visto il documento economico e finanziario sostanzialmente come un documento da trattare burocraticamente, come a dire prima ce lo loviamo di torno e meglio è. Comprimeranno gli spazi della discussione, hanno già detto che ci daranno appena 4 giorni per discutere sia del DEF che del bilancio, ma soprattutto è privo di qualsiasi elemento utile che disegni e dia una visione all'Abruzzo. Chiaramente sono arrivati talmente in ritardo con il documento economico e finanziario, che è il primo documento contabile, che non possono procedere con il secondo. Credo che in queste ore, se hanno trovato un accordo all'interno della maggioranza, procederanno all'approvazione. Ma sostanzialmente significa comprimere la discussione in Regione Abruzzo per il bilancio in appena 4 giorni, tant'è che non hanno discusso né con le parti sociali né con i portatori di interesse, men che meno con il Consiglio regionale, e io credo che neanche la maggioranza sia a conoscenza dei documenti di bilancio. L'indicazione di Paolo Gatti come membro non togato della Corte dei Conti non piace alla Lega Abruzzese, come ha dichiarato questa mattina il segretario regionale Luigi Deramo. Sentiamo. Polemiche nel centrodestra dopo l'indicazione da parte del presidente del Consiglio regionale di Gatti a giudice non togato della Corte dei Conti. Questa mattina, a margine di una conferenza stampa tenuta a Pescara per presentare due progetti di legge, il coordinatore regionale della Lega Luigi Deramo ha voluto precisare la contrarietà e la posizione del suo partito. Io non parlerei di polemica. In più di una circostanza si era chiesto di soprassedere perché le urgenze rispetto a delle questioni legate alla vita legislativa della regione sono altre, come quelle che abbiamo presentato questa mattina e che fanno riferimento ad un miglioramento dell'offerta turistica, ma anche alla difesa delle classi più deboli. Oggi abbiamo parlato di anziani. Abbiamo appreso dalla stampa che era stata fatta questa indicazione, sul cui nome io non ho nulla da sottolineare. È una questione di metodo, e rispetto al metodo c'è chiaramente il richiamo da parte nostra che non si possono fare scelte senza una totale concordia all'interno della coalizione. Ho visto che anche Forza Italia ha espresso delle fortissime perplessità. Chiaramente, essendo noi il primo partito della coalizione, abbiamo anche il compito della responsabilità. Quindi è stata sicuramente un'azione che ci ha procurato un dispiacere, soprattutto nei rapporti. Insomma, è veramente antipatico leggere che si sono fatte delle indicazioni dalla stampa. Per quello che riguarda la Lega, noi andremo avanti con la produzione legislativa. Noi abbiamo un compito preciso che ci hanno affidato gli abruzzesi, cioè quello di migliorare
implementare la qualità della vita, la sicurezza, l'ambiente, il turismo, le politiche giovanili, e noi su quello siamo concentrati. Se altri hanno intenzione di concentrarsi su questioni di cui abbiamo poc'anzi parlato, sono liberi di farlo. Certamente ogni qualvolta non condivideremo una cosa, lo diremo in maniera chiara e forte. Ecco, a me piacerebbe che tutta la maggioranza fosse concentrata a portare avanti un grande lavoro per realizzare la cosiddetta rivoluzione del buonsenso che in campagna elettorale tutti abbiamo speso come alternativa a un governo del centro-sinistra che ha caratterizzato in maniera negativa i precedenti 5 anni. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha presentato questa mattina la proposta di legge per l'istituzione del garante degli anziani in Abruzzo. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Sì, siamo partiti dai dati. Nel 2018, al 1 gennaio 2018, in Abruzzo si registravano 101.000 ultra ottantenni a fronte dei 47.000 del 1991, ultra centenari al 2018 418 a fronte degli 90 del 1991. Quindi c'è un problema serio, la popolazione invecchia maggiormente in Abruzzo e abbiamo il dovere di intervenire con questa figura del garante, garante degli anziani, una figura, un'autorità indipendente di Regione Abruzzo che vada a tutelare a 360 gradi tutti i diritti degli anziani, diritto alla salute, diritti sociali, relazioni e soprattutto considerare l'anziano una risorsa per la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, non come un peso di cui disfarsene. Ecco, questa figura vuole quindi tutelare i diritti. Quante volte abbiamo sentito anziani lasciati soli o anziani abbandonati all'interno di strutture sanitarie lager? Ecco, lì può intervenire prepotentemente il garante segnalando i fatti all'autorità giudiziaria, ma prevenendo che accadano queste situazioni. Il garante interverrà per compilare delle domande, aiutare i cittadini ad accedere ai patronati, ai servizi sociali, ai servizi sanitari. È la vera figura che manca, perché anziani diventeremo tutti e problemi ce li avremo tutti, quindi che Regione Abruzzo si faccia carico di questi problemi con la figura del garante, alla quale si possono rivolgere non solo cittadini ma anche associazioni organizzate, perché abbiamo tante associazioni a difesa degli anziani che purtroppo rimangono all'esterno delle istituzioni, e il garante può essere il vero raccordo, il punto dove queste associazioni possono andare, segnalare i fatti e risolverli. Voltiamo pagina adesso, ci occupiamo di cronaca e partiamo da una notizia che riguarda Spoltore. Una donna di 71 anni è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata investita da un'auto a Santa Teresa di Spoltore lungo la statale 602, soccorsa dai sanitari del 118. La donna residente in zona è stata trasferita in ambulanza all'ospedale civile di Pescara, dove le sono state diagnosticate fratture al volto, al bacino e alle costole, per una prognosi di 60 giorni. La Polizia Municipale di Spoltore sta ricostruendo l'accaduto. Alla guida della vettura c'era un automobilista che si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Teramo, parliamo della terza edizione di Lectus, un viaggio attraverso la lettura per rintracciare una identità comune, che scopriamo con Tania Bonnici Castelli. Torna Lectus 2019-2020, progetto tutto teramano. Lectus è un rito collettivo di lettura ad alta voce, insieme. Un mantra laico per riconquistare gli spazi fisici e riscoprire il piacere di essere una comunità in nome della conoscenza. L'edizione di quest'anno si rinnova aprendosi ad una nuova dimensione. Il teatro non sarà più solo Teramo, ma l'intero Abruzzo. Sarà un viaggio in seno ad una regione dove si fa fatica a rintracciare un'identità comune, una terra segnata da una storia e una geografia che non hanno favorito lo scambio, il confronto e la condivisione tra i suoi abitanti. Noi dobbiamo incentivare la lettura, anche perché il giudizio di pancia adesso sta prendendo, soprattutto sui social, una predominanza che ci preoccupa notevolmente. Lectus attraverserà i confini immateriali delle province abruzzesi per cercare la sintesi tra città e cittadini attraverso la lettura e quindi la conoscenza come un'arma contro stereotipi e barriere, come fondamento su cui riscoprire la propria identità.
Teramo Città della Cultura è un obiettivo che va costruito quotidianamente con un lavoro costante, cercando appunto di creare e alimentare la rete con le associazioni e tra le istituzioni per invertire un po', così come abbiamo sempre detto, l'ordine dei fattori rispetto al passato. Noi abbiamo invertito l'ordine e parlato di cultura come capitale, quindi un capitale su cui investire nella nostra città, che è straordinaria nelle sue potenzialità culturali, sia sotto l'aspetto materiale che immateriale. Teramo Città della Cultura, Teramo Città della Lettura. L'Ectus 2019-2020 si realizza grazie ad un finanziamento del MIBACT, Bando Promozione alla Lettura, ottenuto su iniziativa del Servizio Beni Culturali della Regione Abruzzo. Direttore artistico dell'iniziativa, il regista Renato Pilogallo, Gallo, curatrice e la giornalista Pina Manente. Una regione piccola nella quale non si rintraccia un'identità comune, dove si fanno tante cose che non si condividono, ad esempio ci sono istituzioni culturali importanti che non dialogano e non collaborano, c'è tanta nuova roba, ci sono tantissime, cioè come dire una vera vena di nuova, di una genia di giovani che esprimono attraverso i vari linguaggi dell'arte e della cultura tante cose, vogliamo provare a metterle insieme come con il nostro spirito, che è quello di far partecipare il popolo e non solo l'elite culturale alle cose che facciamo. Ancora una notizia di cronaca: è stato convalidato questa mattina dal GIP del Tribunale di Sulmona l'arresto del 45enne di Pettorano Sulgizio, conducente del SUV che sabato sera ha travolto un'auto a bordo della quale viaggiavano padre e figlio Francesco e Antonio Sciullo, 89 e 59 anni, morti entrambi nell'impatto, e due originari di Pesco Costanzo erano residenti a Sulmona. L'uomo è accusato di omicidio stradale. Gli esami tossicologici ed ematici hanno accertato un tasso alcolemico di 2,8, quasi 6 volte superiore a quanto consentito dalla legge, cioè 0,5 grammi per litro. L'uomo è piantonato nell'ospedale di Sulmona dagli agenti della polizia penitenziaria. Nell'incidente, infatti, il 45enne ha riportato fratture al femore e al bacino e un trauma addominale, tanto da dover essere operato nel breve tempo. Ci spostiamo a Lanciano, dove è stato acceso fra le polemiche l'albero Go On, l'installazione vincitrice del bando comunale per l'albero di Natale ecosostenibile in piazza Plebiscito. La città si divide, l'ironia corre sul web, ma il progettista spera che prevalga il messaggio ambientalista dell'opera. Vediamo. È stato completato per l'accensione alla vigilia dell'Immacolata Concezione l'iceberg di plastica in piazza Plebiscito, opera dell'architetto Pierluigi Di Nola, vincitore del bando del comune di Lanciano per la realizzazione di un albero di Natale ecosostenibile. Sono 12 proiettori architetturali RGB impermeabili che illuminano l'installazione per un mese. Sono resistenti a qualsiasi condizione meteo. I teli tubolari in polietilene bianco che penzolano all'interno della struttura sorretta da tralicci in alluminio si gonfiano con il movimento dell'aria. Hanno altezze diverse con la finalità di disegnare il volume di un cono che rappresenta la forma dell'albero tradizionale. Durante le ultime fasi di montaggio, in tanti e di ogni età si sono fermati a chiedere spiegazioni al progettista e anche a complimentarsi per l'idea. Di Nola si è detto soddisfatto della riuscita dell'opera poiché rispetta l'idea progettuale. Agli angoli della struttura sono stati posizionati 4 blocchi in calcestruzzo del peso di 20 quintali l'uno. Servono per la resistenza dell'installazione al vento, spiega l'architetto. Oltre alle luci ci sono anche i suoni a caratterizzare l'opera, che vuole evocare lo scioglimento dei ghiacciai. Un'installazione multimediale a tutti gli effetti che può essere vissuta al suo interno dai visitatori, i quali saranno chiamati a riflettere sui cambiamenti climatici. All'interno della struttura sono stati già calendarizzati degli eventi, una estemporanea di poesia con lettori provenienti dalle Marche, esibizioni di danza moderna, concerti di musica classica, di jazz, rock e blues. Siamo pronti ad ospitare qualsiasi evento culturale, dice l'architetto Di Nola. L'opera è costata complessivamente 10.000 euro, compresi 3.500 messi a bando dal comune. Per il prossimo anno l'amministrazione comunale sta già pensando ad un bando che possa suscitare
suscitare l'interesse di più artisti e designer. Dopo 3 anni di sperimentazione dell'iniziativa, la città è pronta a diventare un palcoscenico per installazioni che in altri contesti non troverebbero spazio. E siamo arrivati così alla pagina dello sport, molto ampia come ogni lunedì, tantissimo calcio. Partiamo dalla Serie B dopo la rimonta subita con il Venezia. Il Pescara torna a lavorare in vista del match di sabato a Frosinone per la gara dello Stadio Stirpe. Il tecnico Luciano Zauri spera di recuperare Palmiero. Da verificare anche le condizioni del portiere Fiorillo. Intanto il difensore Masciangelo dà la sua lettura del pareggio di 2 giorni fa. Sentiamolo nel servizio. Pareggio che lascia tanto amaro in bocca, perché il gol del pareggio del Venezia è arrivato nel finale, però sul piano del gioco non si può dire assolutamente che il Venezia abbia rubato qualcosa. Lascia sì l'amaro in bocca, perché il pareggio l'abbiamo subito alla fine. Io ho visto una prestazione da parte nostra molto volenterosa. Dopo il gol del 2-0 a inizio primo tempo, magari sembra un po' un paradosso, ma avendo segnato all'inizio del secondo tempo, inconsciamente forse ci siamo abbassati un po' troppo. Io l'ho visto come una volontà da parte della squadra di non subire gol, perché ci tenevamo a stringere i denti e non subire gol, però magari inconsciamente poi commetti l'errore di abbassarti. Merito va anche a loro, che comunque sono una squadra molto con dei valori tecnici molto elevati, quindi mi ha impressionato. E poi quando portano tanti giocatori dentro l'area magari e tutti abbassi, fai fatica comunque a contrastarli per tutti fino al 90esimo, quindi merito loro. E magari, certo, se non avessimo preso gol alla fine stavamo parlando di un'altra cosa. 2 punti nelle ultime 3 partite, cosa succede al Pescara? Ma io non penso che succeda niente, e ripeto, se non avessimo preso questo gol nei minuti finali si parlava di una vittoria, però... Le prestazioni non sono eccelse sul piano del gioco, le ultime del Delfino. Siamo abituati a vedere un Pescara che fa un grandissimo gioco ed è sempre propositivo, però non tutte le partite ti possono permettere di fare la stessa partita. Quando secondo me c'è da soffrire, bisogna anche essere pronti a farlo. Adesso la Serie C finisce senza gol il match fra Vibonese e Teramo. I biancorossi di Tedino riescono a silenziare il temibile attacco dei calabresi e sprecano con Mungo il match ball. Complice il successo della casertana a Terni, il Teramo ora scivola al 10° posto in classifica. Il servizio di Jacopo Forcella. Seconda trasferta a Vibo Valentia e secondo pareggio per il Teramo, che se a fine settembre corrente aveva impattato 1-1, oggi esce con 1 punto per effetto dello 0-0 bruttino con la Vibonese. Diavolo rimaneggiato, ma col consueto 4-3-2-1. Di fronte Modica non ha Bernardotto davanti, allora schiera Allegretti con Bubas e Berardi. Prima frazione al cloroformio, il terreno di gioco del Luigi Razza è quello che è, e le due formazioni, lo si capisce praticamente subito, hanno più intenzione di non prenderle. E allora, schermaglie a parte, tocca attendere 23 interminabili minuti prima di assistere alla prima emozione. La regala Berardi, conclusione arcuata di sinistro, Tomei, altra ottima prova, devia in calcio d'angolo. Risposta biancorossa pressoché immediata con il diagonale di Arrigoni dal limite dell'area, solo un filo troppo angolato. Modica nell'intervallo inserisce Ciotti, ma soprattutto Emmausso per Allegretti, e il tono della gara sale un po', ma per merito del Teramo. Spunto al 58esimo di Martignago, pallone al centro, ma Bombaggi viene contrastato al momento della battuta a rete. 6 minuti ed è proprio Emmausso a mettere i brividi al Teramo con una punizione che pare innocua, ma che diventa affilatissima quando il pallone tocca il terreno insidioso. Serve tutta l'esperienza di Tomei per sventare la minaccia. Tedino inserisce Mungo per Santoro e più tardi Florio per Martignago, con Costa Ferreira che va a fare la punta centrale. Al 75esimo però è ancora Emmausso che rientra sul destro e calcia. Tomei non si fa sorprendere. Il Teramo al minuto 77 però è il match ball. Triangolo Mungo-Costa Ferreira, l'ex cosentino davanti a Mengoni però tira debolmente in maniera troppo centrale, gettando alle ortiche la chance più nitida per il vantaggio biancorosso. L'altro neo entrato Florio, 3 minuti dopo, si ritrova il pallone in testa, ma sorpreso dalla traiettoria non riesce ad impattare bene la sfera. L'ultima emozione la regala la Vibonese con Tumbarello dopo una bella azione manovrata, ma anche stavolta Tomei abbassa la saracinesca e blinda un pari a reti bianche, che a conti fatti al Teramo serve relativamente poco. La squadra di Tedino sale a 24 punti in classifica, un bilancio nella parte finale in flessione, a cui però può dare una correzione decisa nelle ultime 2 partite interne del 2019 contro Catania e Catanzaro.
Ed ora la Serie D prosegue la marcia inesorabile del Notaresco che fa suo il derby del Fadini al cospetto di un generoso ma poco incisivo Giulianova che si scaglia contro la direzione di gara. A decidere la partita è il solito implacabile Sansovini al suo nono gol in campionato. Con due turni d'anticipo il Notaresco è campione d'inverno. Vediamo il servizio. Non conosce ostacoli la marcia del Notaresco che passa di misura anche nel derby del Rubens Fadini con il Giulianova grazie ad una rete del solito Marco Sansovini confermandosi super capolista del torneo. Match amaro per i locali propositivi nel primo tempo ma troppo evanescenti nella ripresa con la rabbia giallorossa del 91esimo per due episodi dubbi in area rosso-blu che per i locali avrebbero meritato il calcio di rigore. Negli spogliatoi espulso il tecnico del Giulianova Del Grosso dal direttore di gara. Pubblico delle grandi occasioni e festa in curva ovest per i 95 anni del Giulianova, ricordato dai tifosi di casa anche Danilo Di Vincenzo, ex giuliese, scomparso il 10 dicembre del 1996. Quasi esaurito anche il settore dei tifosi ospiti con oltre 200 supporters. Padrone di casa in campo con il nuovo arrivato Francesco Di Paolo, panchina per l'altro neo giallorosso Cesario, torna a Diamutene dopo la squalifica fra i rossoblù, ultima gara per il portiere Ginestra, prossimo a trasferirsi alla fermata. L'ex vastese Stivaletta in campo mentre Raffaello va in panchina, assenti Frulla e Marcelli. Notaresco e Giulianova in campo con il 4-3-1-2 di fronte ad un migliaio di spettatori dirige Calzavara di Varese. I giallorossi di casa partono senza timori reverenziali. All'ottavo minuto Barlafante di testa in aria gira sopra la traversa. All'undicesimo ci prova Ferrini per il Giulianova che se ne va sulla destra e conclude fra le braccia di Ginestra. Il Notaresco però non sta a guardare, al primo affondo trova il vantaggio del gol partita. Al dodicesimo Blando soffia il pallone a Diamutene e serve Sansovini che è appena entrato in area con un diagonale beffa Di Piero regalando il vantaggio alla sua squadra. Per l'ex bomber del Pescara che va a festeggiare sotto il settore dei suoi tifosi si tratta della nona rete stagionale. Doccia gelata per i padroni di casa che pure avevano avuto un buon approccio al match. Al 26esimo si rivede il Giulianova con una punizione dai 25 metri di Dolce che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Gara vibrante con la capolista che risponde al 29esimo con Stivaletta che crossa in area per Romano che con una bella rovesciata spedisce il pallone di poco oltre i legni della porta della formazione giuliese. Attacca la squadra di casa ma è costretta a provarci quasi sempre dalla distanza come accade anche al 38esimo con Suriano che però conclude alto. Al 42esimo si rivede per il Notaresco Marco Sansovini con una punizione di pochissimo al lato. Passa un minuto e al 43esimo contatto in area ospite fra Guaiè Di Stefano con Andrea Calzavara di Varese che ben appostato lascia proseguire fra le proteste vibranti dei padroni di casa. Nella ripresa capolista in campo con Liguori al posto di Stivaletta e squadra con il 4-3-1-2 così come ad inizio di partita. Le prime battute della ripresa sotto la luce dei riflettori del Fadini vedono al quarto d'ora una conclusione insidiosa di Cancelli per gli ospiti con il pallone deviato in calcio d'angolo. Rispetto al primo tempo i padroni di casa sono meno propositivi. Al 17esimo esordio in giallo-rosso per Cesario che entra in campo al posto di Balducci. Al 21esimo Romano per il Notaresco in contropiede realizza il gol del raddoppio ma per il direttore di gara Lombardo c'è il fuorigioco e dunque il gol viene annullato. Partita che resta aperta con il Notaresco che si divora al 26esimo il raddoppio ancora con Romano che dopo un rimpallo non va alla conclusione e poi con il tiro di Marco Sansovini che termina al lato di poco. Subito dopo l'ex pescarese lascia il campo sostituito da Gallo con i locali che non riescono però a creare grossi problemi alla squadra del presidente Di Giovanni anche se al 32esimo Barlafante cade in area ospite e chiede il rigore prendendo però il giallo per simulazione. Al 39esimo ancora Giulianova quando sugli sviluppi di un angolo Suriano di testa in area piccola mette alto. Si entra negli ultimi 5 minuti di partita con la capolista vicina al raddoppio con Di Stefano a scadere che colpisce da 30 metri la traversa dopo il tocco di Di Piero. Si arriva così al finale con la gara che non cambia e con il Notaresco che porta a casa un'altra vittoria e sale a quota 40 in classifica mantenendo gli 8 punti di vantaggio sulla Recanatese. Disfatta per l'Avezzano che crolla a Cattolica per 2-0 la squadra romagnola, peraltro rimaneggiata, centra la sua prima vittoria in campionato. Marsicani in silenzio stampa, fiducia a tempo per il tecnico Liguori per cui sarà decisivo
il match di domenica contro il Fiuggi. Il centravanti Marco Gaeta lascerà l'Avezzano, che ora è al lavoro per rinforzare l'attacco. I nomi caldi sono quelli di Luciano Rabbeni dal Biancavilla e l'ex Foligno e Campobasso Pietro Balistieri, ora al Marsala. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. L'Avezzano perde 2-0 ed esce con le ossa rotte dalla delicata sfida del Giorgio Calbi contro il Cattolica. La squadra romagnola può dunque brindare dopo 3 mesi alla prima vittoria in campionato, rimanendo all'ultimo posto in classifica, ma in compagnia della Jesina, sconfitta a Chieti. Cascione squalificato deve fare i conti con le tante assenze, oltre a Gabrielli e Fabbri già casati altrove. L'ex centrocampista del Pescara si affida al 4-3-1-2, dove Rizzitelli è il terminale offensivo, assistito da Gasperoni, Battistini e Stallone. Avezzano, letteralmente rivoluzionato in questo mercato dicembrino, si schiera in campo con il 4-2-3-1, con i nuovi arrivi Agate e Morales già in campo, assenti Puglielli e Fidanza. Subito in salita la gara dei marsicani, che al 12° minuto sono già sotto per 1-0. Perde palla in mezzo al campo Morales, che mette in movimento Rizzitelli, bravo a superare il difensore e di destra a battere con un rasoterra ad incrociare Fanti. L'Avezzano fa difficoltà in mezzo al campo, così i padroni di casa prendono coraggio e al 14° vanno vicino al raddoppio, questa volta con Battistini che con una sorta di tiro cross nel più della retroguardia marsicana. La prima frazione è caratterizzata da molti errori di natura tecnica e da uno di questi arriva il raddoppio romagnolo. Gaeta spalle alla porta, si fa soffiare la palla da Battistini, che vede il movimento di Rizzitelli in profondità. Il numero 9 raccoglie l'assist e di destro infila per la seconda volta l'estremo ospite Franchi. È un buon Cattolica quello visto finora in mezzo al campo, che indirizza subito la gara sui binari giusti. I marsicani hanno 2 occasioni per dimezzare lo svantaggio, ma Gaeta prima da posizione impossibile, poi da punizione non inquadra lo specchio della porta. Testimonianza di un primo tempo difficile. Ad inizio ripresa subito 2 cambi per Liguori, che ridisegna la squadra inserendo Cancelli e De Costanzo al posto di Brunetti e Puglielli. Sembra un Avezzano diverso, che al 7° minuto ha l'occasione per dimezzare lo svantaggio, ma Magri di testa colpisce debole centrale, non impensierendo Aglietti. Ma l'occasione più ghiotta in casa biancoverde capita al 26° sui piedi di Traditi, che dai 25 metri ci prova con una fucilata, ma la palla si stampa sulla traversa da Aglietti battuto. L'Avezzano ci prova in tutti i modi a riprendere la partita, ma per i ragazzi del presidente Paris non è giornata. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale, con l'Avezzano che deve recriminare per un primo tempo giocato molto male. Ora testa domenica prossima, quando al De Marsi arriverà il Fiuggi per un'altra sfida delicatissima in chiave salvezza. Silenzio stampa in casa marsicana, indetto dal presidente Paris, che dovrà lavorare intensamente sul fronte mercato. Partita senza storie per la Vastese, che incappa in una giornataccia e subisce un pesante poker dal Matelica dell'ex tecnico Gianluca Colavitto. Andiamo a vedere com'è andata la partita nel servizio. Straordinaria prova di forza del Matelica, che rifila 4 reti alla Vastese e vola al 3° posto in classifica. Gli abruzzesi non hanno approcciato bene la gara, dalla quale escono con le loro ossa rotte. Primo tempo di marca Matelica, che già al 7° si vede con un appoggio di Moretti per bordo, che però spedisce altissimo. Al 10° il risultato si sblocca. Moretti conquista una punizione al limite dell'area sul pallone va Bucaro, che disegna una traiettoria perfetta che supera la barriera e si infila alle spalle di Bardini. Trascorrono 2 minuti e il copione si ripete, è sempre il numero 11 di casa ad andare alla battuta, ma questa volta il pallone incoccia sulla barriera. Al 16° il Matelica va a pochi centimetri lungo l'out destro, cross verso il secondo palo dove trova Bordo che solissimo batte di controbalzo, ma il pallone beffardo sfila vicino al palo sul fondo. La Vastese si vede al 18° con un tiro di Dos Santos che Urbietis non ha problemi a parare. Al 20° è entrato Massetti, calcia, ma Bardini fa su il pallone. 1 minuto dopo è Vittorio Esposito a seminare scompiglio in area Matelica, ma la sua conclusione è deviata in corner. L'ultima grossa emozione della prima frazione di gioco la regala la Vastese, con Palumbo che serve ritacco Esposito, il quale crossa prontamente Dos Santos e non arriva all'appuntamento col tapin vincente. Si chiude un primo tempo dove il Matelica ha giocato meglio e ha avuto in Federico Moretti il migliore dei suoi. Autentica spina nel fianco della difesa abruzzese. L'inizio della ripresa è decisivo ai fini della partita. Sono trascorsi circa 2 minuti quando Moretti viene atterrato al limite da Cardinale, che viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Alla battuta va Croce, ma Bardini vola a deviare in corner. Dalla bandierina palla ancora a Croce, che viene atterrato in area da Vittorio Esposito. Per l'arbitro è il rigore, che Moretti trasforma magistralmente.
neanche il tempo di riorganizzarsi per la Vastese che arriva alla terza rete. Sono trascorsi solo 120 secondi quando Moretti serve il liberissimo Barbetta che fredda Bardini. La Vastese al tappeto e al 22esimo arriva anche la quarta rete con una prodezza balistica di Massetti che in girata piazza la palla all'incrocio dei pali. La partita è virtualmente chiusa, i restanti minuti è pure accademia con il Matelica che fa girare la palla e la Vastese incapace di realizzare almeno il gol della bandiera. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete i nostri servizi li trovate on demand sulla piattaforma YouTube e sul sito www.tv6.it. Vi ricordo anche l'appuntamento alle ore 21 con Replay condotta da Enrico Rocchi per parlare chiaramente del Pescara, sarà ospite tra gli altri Vincenzo Marinelli. È davvero tutto, grazie ancora e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.